questa zona nel Padovano, si chiamava Primo Applauso, e proprio in questa manifestazione Canora lei ha avuto proprio i suoi primi applausi, e da allora ha deciso di cantare, naturalmente con la relativa scuola accanto e tutte le cose che seguono naturalmente. Questa sera si presenta con un pezzo intitolato Riguarda noi e lo dedica a un certo Sergio che è fra di voi nel pubblico. Dopo sveleremo chi è questo Sergio, vedremo. Lei si chiama Morena Brandolese. Così ne ho approfittato per mettere un po' a posto l'asta. Sì. La nostra Morena, dicevamo, da 10 anni e oltre canta con il Primo Applauso invece, dov'era? Monselice. Sì. A Monselice. E ho detto tutto, eh. Adesso sta... Prova a chiarare la vita.
solo dalla nostra sporca vita. Chissà mai in quale condizione si è vissuta, ma fino in fondo si è giocata la partita. Eravamo quattro amici di Bologna, bersaglieri in chimpini di papà, ma adesso siamo chiusi dentro a questa.
Conosciutissima, già interpretata da Minghi e poi da Morandi, e interpretata adesso invece da un'altra nostra mascotte, sì, perché ne abbiamo più di una. Anche per lui dobbiamo dire quello che abbiamo detto un po' per il Pierpaolo Salò di prima: una mascotte, un visino acqua e sapone, molto simpatico, estroverso. 1950, il titolo della canzone che presenta Rudy. Seduti al nostro caffè, la radio trasmetterà una canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà l'oceano lontano da noi. L'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via con le loro camicie a fiori che colorano le nostre vie, i nostri giorni di primavera, che colorano le nostre vie, e dentro gli occhi così belli spalancati sul futuro e chiusi su di me. Nel 1950, nel 1950, addirittura, va bene. 1950, Rudy era arrivato particolarmente caricato dietro le quinte, il nostro Rudy. Vi devo dire poi il proseguo della serata: abbiamo ancora un cantante in scaletta, e poi mentre con i nostri assistenti, e qui vorrei chiedere veramente la collaborazione di una o due persone della giuria per fare lo spoglio dei voti, così controlliamo tutti insieme che le cose vengano fatte a dovere. Mentre faremo lo spoglio dei voti, vi dicevo, alcuni cantanti possono andare a ruota libera con altre interpretazioni. Allora qui ci scateneremo un po', faremo un po' di altre interpretazioni meno serie, meno particolari, meno in concorso. Andremo veramente a ruota libera per alcuni brani, giusto giusto quello che ci serve per fare lo spoglio dei voti. E dopo avremo allora il primo, secondo e terzo classificato per quanto riguarda la giuria scelta di questa sera, che ha dato i voti da 5 a 10. E dopo naturalmente nel gran finale ripeteremo le canzoni vincitrici e faremo in chiusura veramente il gran finale con tutti i cantanti e con tutti voi. Promettetemi che rimarrete qui sino alla fine. Promesso? Sì, d'accordo. Mantenuto. Va bene? Allora, proseguiamo ancora con l'ultima interprete in scaletta. La sorte ha voluto che fosse lei a chiudere la serie dei cantanti in concorso. È figlia d'arte lei, in effetti ha cominciato a 6 anni a cantare seguendo il padre che andava in giro per le manifestazioni con la sua voce. È appassionata delle canzoni anni 70, ma soprattutto lei ama la canzone brasiliana. Questa sera però si presenta con qualcosa di più conosciuto e soprattutto dal pubblico di Battaglia Terme, una canzone di Masini, Ci vorrebbe il mare. Lei è Deborah Cesaro. Bocca al lupo Deborah, musica e buon ascolto. Grazie, buonasera.
serve il mare che carezza il piede mentre si cammina verso un punto che non vedi. Ci vorrebbe il mare su questo cemento, ci vorrebbe il sole col suo oro e col suo argento, e per questo amore figlio di un'estate ci vorrebbe il sale per guarire le ferite dei sorrisi bianchi fra le labbra rosa. Cesaro, resta con me Deborah per la conclusione. Allora io vorrei per cortesia due persone della giuria che si incaricassero di raccogliere le cartelline con i voti degli altri giurati per portarli dietro le quinte con i nostri... Ecco, lei si sta gentilmente offrendo per raccogliere, ecco, bene. Allora, se lei, gentile signora o signorina, vuole insieme, ecco, voi due se volete
venire dietro le quinte nel nostro ufficio. L'ultima che ci ha tenuto compagnia. Che cosa ci canti di bello questa sera? Stasera propongo una canzone inedita dal titolo Je Danse. È un misto tra francese ed inglese. Una canzone che ha scritto un carissimo amico maestro, il maestro Libari. Allora, noi, hai il dente, noi ti ascoltiamo, capita a volte, ti ascoltiamo molto volentieri e ti dedichiamo un grande applauso. Ciao! Benissimo, vi devo dire, abbiamo già fatto dei commenti dietro le quinte, avete votato benissimo, complimenti a tutti, complimenti naturalmente a tutti i cantanti. Terza classificata, e a lei andrà un portachiavi in argento.
dopo con lei ve lo faremo vedere, un portachiavi in argento che è stato offerto da Ferro Gioielli in Este, che è lo sponsor che ha voluto essere con noi per le gioie indispensabili di quest'anno, musica e gioielli. Allora chiamiamo, terza classificata, musica e Battaglia Terme, Virna Riccardi! Vuole consegnare lei il premio presidente? Virna Riccardi, lo facciamo vedere anche il pubblico, apri pure, è un braccialetto, un portachiavi in argento, Ferro Gioielli in Este. Lo terrai come ricordo di questa serata. Terza classificata, musica e a Battaglia Terme. Resta con noi, sei? Oddio, sono contentissima, veramente, grazie. Va bene. Ancora l'applauso per Virna. Anche perché è la prima volta che vinco qui con musica, è sempre un piacere cantare, però insomma quando si vince sinceramente è più bello. È ancora un piacere maggiore, va bene. Invece, riceverà come premio, essendo un maschietto, qui c'è un braccialetto maschile, adesso anche i maschietti portano questi braccialetti, va bene. Allora Ferro Gioielli ha voluto premiare il secondo classificato con un braccialetto d'argento e il secondo classificato, la giuria ha voluto che fosse Tiziano Trevisan. Ha votato un ex aequo, almeno così ha voluto il totale dei voti, ci sono stati due rappresentanti della giuria che molto gentilmente hanno fatto lo spoglio dei voti insieme a noi. Allora, un primo classificato ex aequo, allora un primo classificato che avrà un orologio Nice in sughero, la moda di quest'anno, e avrà invece, trattandosi di... vedrete dopo, due orecchini naturalmente in argento. Allora abbiamo parlato di orecchini, senz'altro non andranno a un maschietto ma andranno ad una femminuccia, e allora un primo classificato al musica e Battaglia Terme, Deborah Cesaro e Morena Brandolese, primi classificati ex aequo. Morena Brandolese, Deborah Cesaro. Primi classificati ex aequo. Allora il presidente vi consegna l'orologio Nice in sughero, Ferro Gioielli, e gli orecchini d'argento, Ferro Gioielli in Este. Dovete scegliere voi, dopo vi metterete d'accordo, fate voi. Comunque il presidente intanto consegna simbolicamente per il momento a Morena Brandolese l'orologio e invece alla nostra Deborah Cesaro gli orecchini in argento, Ferro Gioielli. Morena Brandolese, Deborah Cesaro, primi classificati ex aequo. Io devo dire comunque che la giuria, ve l'ho detto prima, ha votato benissimo. Pensate che quelli che abbiamo detto 68 e 68, il totale dei voti per i primi classificati. Secondo classificato 66, Tiziano Trevisan. Terzo classificato Virna Riccardi 61 voti. Pensate che a 60 voti Enrico Neri e poi Umberto Bortoli. Anche loro ex aequo, e allora chiamiamoli subito, Enrico Neri e Umberto Bortoli, eccoli qui, 60 voti, io devo fare un po' di spazio. Allora io direi che il presidente della Proloco può consegnare già la medaglia, ricordo, per questo 40° anniversario, intanto ai primi classificati, Deborah Cesaro. È un auspicio per rivederci in Germania. Volentierissimi! Deborah Cesaro e Morena Brandolese, prime classificati. Tiziano Trevisan e Virna Riccardi. Umberto Bortoli e Enrico Neri, anche loro ex aequo, come quarti classificati. Venite avanti che tutti vi vogliono vedere. L'avete fatto l'applauso ai 60. Adesso a pari merito cominciamo con Deborah Cesaro, eccola qui, e se si è messo d'accordo con la regia ripetiamo il prezzo di prima, il prezzo è giusto.
Il prezzo è giusto, il pezzo invece... Ci vorrebbe il mare di Marco Masini. Ci vorrebbe il mare per tutti noi, per tutti voi. Buona estate a proposito, buona estate con musica è Deborah Cesaro. Grazie. Thank you.
Debora. Ci vediamo dopo e concludiamo allora come altra prima, rimani con me, dopo usciamo insieme, come altra prima classificata con la canzone Riguarda Noi, la ridedichiamo al nostro Sergio, che sarà il suo prossimo marito ad ottobre, e noi tutti di Musica E ci uniremo naturalmente a questo matrimonio, va bene? Morena Brandolese, Riguarda Noi!
Brandolese, prima classificata, musica è Battaglia Terme. Rimani con me, Morena, per questo finale e per salutare questo pubblico. Abbiamo passato una bella serata insieme, è vero? Ci siamo divertiti, vi siete divertiti. Abbiamo esaurito quello che è il nostro compito, il nostro piacevole hobby per questo nostro spettacolo. Per quest'anno, dicevo e dicevamo prima con gli altri cantanti dietro le quinte, è un anno particolare. Noi stiamo vivendo un momento molto piacevole. Quest'anno siamo stati ospiti, come abbiamo detto prima, in Germania e ritorneremo anche il prossimo anno. Per quanto riguarda i mesi estivi, luglio e agosto, saremo in queste piazze invece del Veneto. E poi nel prossimo ottobre ritorneremo, come abbiamo fatto gli anni scorsi, ritorneremo nella ex Jugoslavia, ritorneremo nella città di Zamet e nella città di Fiume. Anche lì abbiamo portato la nostra musica, il nostro sorriso, la musica italiana, abbiamo avuto un successo particolare. Ci aspettano anche quest'anno e saremo con loro nel mese di ottobre. Porteremo anche lì un simpatico saluto. Per il momento vi ringraziamo veramente, siamo stati bene insieme a voi. Musica è. Ciao Battaglia Terme, Francesco Andriolo con voi. Ciao, musica è. Buonanotte a tutti.